Ehi, ciao ragazzi di YouTube, sono Darius95 e oggi sono qui per voi per recensirvi un manga che non ho trovato nessuna recensione su YouTube. Quindi, siccome mi è piaciuto molto, è un bel manga, a mio avviso, quindi ho detto perché non recensirlo per voi in modo tale da rendervi a conoscenza della sua esistenza? Beh, il manga di cui voglio trattare è Damons, questo qua, magari alcuni di voi lo conosceranno anche, però comunque. Allora, questo è Damons, edito dalla J-Pop, sono 13 volumi da 5,50 euro, quindi vabbè, 13 volumi, se erano 70 potevo anche capirlo, però 13 volumi, 5,50 euro ci si può stare. Allora, io partirei subito dalla trama, che mi piace abbastanza. Allora, il protagonista in questione, ovviamente, è lui, questo qui nella copertina di qua, che si chiama Eito, dal verbo inglese hate, odiare, che ha un senso alla fine nella storia, nella trama. Non a caso si chiama così, a mio avviso. Comunque, suo nome è Eito. Un uomo, insomma, di una, boh, tipo una trentina d'anni, forse anche meno. È un dottore di nanotecnologia. Ha creato diversi, diciamo, apparecchi, strutture e roba del genere con la nanotecnologia. Purtroppo un giorno i suoi colleghi, chiamiamoli così, questi qua, li vedete? 1, 2, 3. 4, 5, ora scusate, più di così non riesco ad aprire, comunque si vedono. Chiamiamoli i suoi colleghi e purtroppo gli giocano un brutto scherzo, anzi un proprio altro che scherzo. Gli uccidono la moglie e la figlia per un esperimento che poi si vedrà più tardi nel manga, non sto a dire per evitare spoiler, è chiaro, laddove vogliate leggerlo. E a lui, a Eito, praticamente gli amputano le braccia in modo rude, proprio le strappano, per poi ucciderlo alla fine dando fuoco al laboratorio. Chiaro, pensavano di averlo ucciso, ovviamente con l'emorragia, perdendo sangue alle braccia, più il fuoco del laboratorio, pensavano di averlo proprio fatto fuori, logicamente. E invece lui, chiaramente, essendo il protagonista, sopravvive. E viene trovato, quindi tratto in salvo, dal professor Becker. Questo qua giù. Professor Becker, questo è Eito. E dunque, professor Becker, dottor Becker, insomma, come preferite. Anche lui è appunto un dottore, professore di nanotecnologia, quant'altro, di anatomia anche. E propone a Eito, visto che si rende conto che Eito è in uno stato di odio e vendetta, ovviamente verso quelle cinque persone che gli hanno portato via la moglie e la figlia, gli propone di ridargli le braccia. Ma in che modo? In un modo particolare, ovvero con l'energia chiamata Zesmos. È un'energia sovrannaturale, perché, apro una parentesi, questo manga è genere azione sovrannaturale. Sovrannaturale per il semplice fatto che c'è questa energia psichica del cervello sovrannaturale chiamata Zesmos e un'altra Ere Zesmos che però non sto a dire altro perché è verso la fine del manga, quindi non sto a specificare niente. Ma comunque, giusto per queste energie psichiche, appunto, sovrannaturali, per il resto è normale, con qualsiasi manga. Ecco, questa è l'unica cosa che c'è di sovrannaturale, perciò. Se vi dà fastidio al soprannaturale, tranquilli, potete leggerlo perché a parte questo non c'è nulla di che. Comunque, riprendo il discorso. Comunque, va bene, lo Zesmos, che è un'energia che ha qualsiasi essere umano, però un essere umano che è in preda all'odio o comunque alla vendetta, come logicamente nel caso del protagonista, si sviluppa in modo migliore ed è più facile farlo manifestare e controllarlo. In che modo? Semplicemente cerco, ecco, di essere veloce. Il professore mette Eito legato ad una sedia in una stanza, potremmo definirla termale, visto che c'è un caldo della Madonna, e davanti a lui un tavolino con un bicchiere d'acqua bello, cioè bello fresco, perlomeno d'acqua, ecco, poi si è scaldato anche quello.
E qui un comune essere umano, dopo ore che è dentro, l'unico desiderio che ha è riuscire a bere il bicchiere d'acqua. Dopo ore si manifesta, ripeto, lui non ha ancora le braccia, è chiaro, no? È senza braccia. Si manifesta lo Zesmos, questa energia psichica, scusate la dislessia, energia psichica che ti permette di afferrare il bicchiere. Nel caso di Eito invece lo romperà perché, in presa la vendetta, ha il desiderio solo di rompere, quindi ovviamente di eliminare i suoi nemici. Quindi questa cosa, una volta che Eita avrà imparato a manifestare lo Zesmos e in successione a controllarlo, il professor Becker gli monterà delle braccia di acciaio, che ora vi faccio vedere. Eccole qua. Ora vabbè, qui ve ne faccio vedere una, ma comunque vabbè, è chiaro, tutte e due le braccia, queste qua d'acciaio. Braccia di acciaio ovviamente molto dure, molto resistenti, tanto è vero che una volta che Eito avrà imparato a controllare lo Zesmos, perché le braccia d'acciaio Eito le controllerà non con i nervi delle spalle, qua giù tutti i nervi eccetera, ma con lo Zesmos, le muoverà unicamente con l'energia psichica lo Zesmos. Comunque una volta che avrà imparato a manovrare bene le braccia con lo Zesmos, si allenerà diciamo con l'esercito, rompendo carri armati, proprio per testare le braccia d'acciaio se sono giuste per la sua vendetta. Ecco. Ebbene, e quindi dal partire diciamo dal volume 2, perché il volume 1 è tutto flashback, un po' ti dà la trama e un po' l'input, ecco, per capire un po' come può essere il manga. Dal volume 2 partirà la sua vendetta contro quei 5 suoi ex colleghi e amici anche. Quindi ragazzi, io devo ancora leggere gli ultimi due volumi, però vi assicuro che è molto bello. I disegni li avete visti era un po' ora, facendo vedere un po' così, sono ben fatti, seriosi potrei dire, niente faccine strampalate, non che mi diano fastidio, però per dire, roba molto, ecco, seria, ovviamente proprio si addice alla trama. Molto seri, i disegni a me piacciono molto, una bella storia e quant'altro, roba così. Quindi, beh, più o meno ragazzi, io vi ho dato un po' la trama e cose varie, direi, l'ho detto, sono 13 volumi della J-Pop, io li ho ordinati e in una settimana mi sono anche arrivati, perciò penso siano abbastanza reperibili anche per voi, se vi interessasse. Io ve lo consiglio come manga se vi piace il genere d'azione, quel pizzico di soprannaturale e cose varie, insomma. Bene, ragazzi, io ho concluso. Spero di avervi fatto venire la voglia perché è un manga che non se ne parla molto, almeno su YouTube. Io non ho trovato video. Bene, ragazzi, ho finito. Grazie per le future visualizzazioni. Vi stimo. Al prossimo video!